signore e signori, dagli studi di Via Mestre in Milano, Maurizio Crozza. C'era un ministro piccolo così, con sette tangenziali già appaltate. Aveva un figlio piccolo così, e lui doveva un po' raccomandare. C'è un imprenditore piccolo così, con dei cantanti immensi da avviare. E una telefonata un po' così, in cui diceva fallo lavorare. Abbiamo tutti da guadagnare. Figliolo mio, non devi stare in pena, ora però ti si scatena e poi si mette male. Guarda con incalza parlo io, vedrai che ti trovo un posto. Tu di che sei figlio mio, tu di che ti chiami Lupi. Attenti al Lupi, attenti al Lupi. Perché in questo paese va così? Perché va così? Ti dicono che il merito è importante. È importante. Ma se il papà è ministro, sai com'è? Il lavoro arriva in un istante. E non c'è uno che faccia il bracciante. E piace ai figli anche la Fornero. La Fornero. E poi la cancellieri, ma davvero? Che è un paese fatto un po' così, per i potenti c'è da lavorare, e tutti gli altri vadano a cagare. Ora guarda qui che confusione, non è mica corruzione, solo un piccolo favore. Ora mi costringono all'addio, però ho detto a Bruno Vespa che la vittima sono io. Dopotutto siamo lupi, siamo tutti lupi, siamo tutti lupi. Rolex Together, grazie, 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 grazie ragazzi. Io ringraziamo Gendry, Abba, Valentina, grazie alla Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone, grazie a Massimo Fusi, il regista, e grazie a Ernesto Paganoni e alla grafica, grazie. Siete bellissime ragazze, il vostro momento per ora è terminato. Ma ci rivedremo. Ciao ragazzi, come va? Popolo delle meraviglie, meraviglie. Allora ragazzi... Questa canzone di chi era? Di Lucio Dalla? Se lo ricorda Dalla? Beh, no, un applauso a Lucio Dalla, ragazzi. No, ho rovinato un pezzo. Quella! Stasera è venuta a vedermi la Barbara D'Urso, inquadriamola, inquadratela, applauditela, applaudiamola. La Barbara D'Urso, inquadratela, si sta ammazzando la Marzia per inquadrare la Barbara D'Urso e alla fine ce la facciamo, abbiamo... una camera all'ospedale, ma abbiamo inquadrato Barbara D'Urso. Allora ragazzi, basta, adesso basta D'Urso, grazie. No, sterzo, una donna stupenda, fantastica. Dove eravamo? Di cosa stavamo parlando? Di lupi? Di lupi? Di lupi? Dunque, eccolo qua, l'ex ministro Lupi, perché alla fine si è dimesso. E come prescrive la Costituzione, secondo le procedure, ieri ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Bruno Vespa. Da Bruno Vespa vai a dare le dimissioni. È come se mio figlio si laureasse dal fruttivendolo. Adesso lo chiedo al fruttivendolo, lo raccomando quasi qua. Comunque da questa mattina Lupi è ufficialmente a spasso. Da domani probabilmente ci sarà il figlio di Lupi che chiamerà in calza per trovare un lavoro al papà Lupi. Però in fondo di che cosa è accusato il povero Lupi? Lui ha sempre negato di aver raccomandato il figlio, no? Me lo fate vedere, Lupi nega i favori per il figlio. E io gli credo. Cioè, sì, è vero
che lui ha presentato suo figlio al capo del ministero. Sì, è vero anche che il giorno dopo suo figlio aveva già trovato due lavori nelle imprese impegnate col ministero. Però guardate che è normale, ragazzi, guardate che è una prassi così. In Italia, se un ragazzo disoccupato cerca lavoro, il giorno dopo l'ha già trovato, è già assunto. Anzi, il giorno dopo è già troppo tardi. Solitamente ti assumono la notte stessa. Sai che ti arrivano quelle telefonate alle 4 del mattino? Conosco gente coi figli disoccupati che di notte staccano il telefono perché continuano a chiamare aziende. Basta, cazzo, è la sesta volta che me lo assumete. Mi avete rotto i coglioni. Lasciatelo dormire. Povero ragazzo. Si è anche drogato ieri. No, lo sapete cosa mi viene in mente? No, ma c'è una soluzione. Perché non abbiamo tutti il numero di incalza? Io adesso sapete cosa vi dico? Vi do il numero di incalza. No, ve lo giuro. Prendete carta e penna, per cortesia. Adesso sta a vedere che casino faccio. Ce l'avete? Siete pronti? 3, 2, 3, cancelletto. Apri il cancelletto, puoi chiudere il cancelletto per favore, che ho freddo. 45, se lo ricorda il 15. Cancelletto pi greco 003. Paura, c'è stato un momento. Prima c'era mia moglie in camerino, gli ho detto questa cosa e fa: davvero dai numero d'incalza? Dico sì, ma che cazzo dici? Come faccio a dare numero d'incalza? Comunque, povero Lupi, avrà fatto una telefonata per sistemare il figlio, ma nel campo delle infrastrutture, Lupi, ragazzi, era un ministro. Ora, è brutto, ma con degli attributi così veri, un gigante, ragazzi. È un peccato veniale, in fondo potevamo fargliela passare, perché lui veramente è uscito a un'intercettazione telefonica in cui Lupi e Incalza parlano di ferrovie. A un certo punto Lupi se ne esce con la pedemontana veneta. Fatemi vedere. Lupi, la pedemontana veneta, e Incalza: no, la pedemontana veneta è stradale. La pedemontana veneta è stradale, glielo dice due volte. No, capite, per Lupi la pedemontana veneta era una ferrovia. E infatti Incalza poi glielo ha spiegato, no? Minchia, Lupi, è una strada. La pedemontana veneta è una strada. Dai, ripassiamo. Allora, i treni sono quelle cose che hanno i binari. Le macchine sono quelle cose che hanno le ruote di gomma. Lupi, facciamo così, ricominciamo dalla base. Io ti faccio dei rumori per aiutarti. Ciuff, ciuff, ciuff. Macchina, brum, brum. Scusa, Incalza, ho il vuoto, cazzo, lo sapevo. A casa te lo giuro che sapevo la differenza tra ferrovia e macchina. Vabbè, Lupi, argomento a piacere. Rolex? Non so. Vabbè. Comunque. Vabbè, ora io esagero, però ragazzi, forse come tecnico Lupi sì, zoppicava un cicinin. Ma come politico era preparatissimo. Il programma del nuovo centrodestra l'aveva scritto tutto lui. Incalza rivela a una sua collaboratrice: stanotte ho dormito poco, ho dovuto scrivere il programma di NCD. Ma scusami, ma anche il programma gliel'ha scritto Incalza? Ma allora la riflessione è: Lupi, a che cazzo serviva? Ma io... Ma scusate, no! Se tutto quello che ci dicono i politici, poi glielo dicono i tecnici, ma perché non ci facciamo governare direttamente dai tecnici? Ah no, scusate, ho detto una stronzata, la Fornero era un tecnico. E allora però non usciremo mai. Ma in questo paese faceva tutto Ercole Incalza, me lo fate vedere Ercole Incalza, guardalo qui. Sembra l'imperatore Palpatine, fa paura. E allora adesso... Dunque, ne parlano tutti benissimo, continuano a parlarne tutti benissimo. È stato in carica 7 governi, questo signore dal 1990 ha diretto tutte le grandi opere pubbliche di questo paese. Ma con che risultati? Guardate che risultati, ragazzi. Le grandi opere che l'Italia non sa più costruire, 395 cantieri mai finiti. 395 incompiute, praticamente l'unica grande opera che ha portato a termine Incalza è trovare un lavoro al figlio di Lupi.
Il sistema grandi opere, tra vendette, favori, tangenti, costi lievitati del 40%, giro da 25 miliardi. Costi lievitati del 40% e cantieri mai finiti. Ercole incalza, altro che responsabile. Questo è l'irresponsabile delle grandi opere. Ricapitoliamo. Chi ci governa è incompetente e si affida a un tecnico. E il tecnico, quando ci va bene, è incompetente pure lui, e quando ci va male è in galera. Cioè, capite che questo non è più il gatto che si morde la coda, questo è proprio il gatto che si strozza direttamente con i coglioni. Capite? Tu pensa solo che ora, al posto di lupi, si fa il nome di Quagliariel, che di infrastrutture ne sa come lupi dopo 8 pasticche di ecstasy sciolte nella caipirosca. Comunque, il Ministero delle Infrastrutture per ora lo ha preso Renzi ad interim, la palla è passata a lui, come se avesse bisogno di altre palle. Tra l'altro, me lo fate vedere, ecco, guardatelo qua. Guarda qua che bello, festeggia un altro trionfo. Ora sta venendo fuori che se Lupi si è dimesso è tutto merito suo. Ora, che ragionamento è? Cioè, in tutto il mondo, quando un ministro si dimette, il premier di quel governo è leggermente imbarazzato, no? Non è che stappa la bottiglia buona, no? Non so come dire. Cioè, se ogni volta che il ministro Renzi perde un ministro, il governo diventa più forte, rendiamolo invincibile allora. Mandiamone via ancora un po'. Perché non partiamo dai sottosegretari indagati? Sono 4. Tutti gli indagati di Renzi con la poltrona al sicuro. Sono 4, 3 sono del PD indagati per rimborsopoli e uno del Nuovo Centrodestra per abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Sono Barracciu, De Filippo, Del Basso, De Caro e Castiglione. Cioè, mi mandi via Lupi che non è indagato e ti tieni questi qui? No, dico, già che la porta è aperta, agevola. Ma quando lo capirà il governo che il vero problema dell'Italia è la corruzione? No, perché Renzi ci vuole far vedere solo la parte bella del paese. Sta cercando di farci vedere solo la parte della scarpa che non ha schiacciato la merda. Però si sente l'odore, Renzi. Ora, c'è il TG di Sky che sta monitorando da quanti giorni la legge anticorruzione è renata in Parlamento e sono, me lo fate vedere, eccolo qua, 736 giorni, 7 ore, 21 minuti e 9 secondi. 10 secondi, 11 secondi. E in più in Senato hanno anche appena tagliato le intercettazioni. In Senato approva, Commissione, Senato approva taglio dei costi del 60%. Toglie i costi del 60%, cioè d'ora in avanti, per i PM l'unico modo di fare le intercettazioni sarà farle con l'addebito a carico del destinatario. No, però Renzi fa lo gnorri, non si scompone, tira dritto. Guardatelo in Parlamento come reagisce mentre io mi metto i dentini e la parrucchetta, guardatelo come reagisce da bulletto di Fiesole mentre una deputata del 5 Stelle gli dice di tutto, guardate. Perché lei, caro Presidente, lo sa benissimo che questo gap è insostenibile in Italia. Sa benissimo, nonostante si occupi di altro e giustamente venga in aula per leggere i foglietti che gli scrivono gli altri colleghi invece che ascoltare i deputati. Io sono contenta e felice che lei legga un libro mentre sta in aula. Non è possibile continuare. Non rida, lei è a rischio perché purtroppo la magistratura andrà avanti. Andrà avanti a sottolineare come il suo governo gestisce le consulenze, come il suo governo gestisce i soldi del paese. Prego. Ovviamente, Presidente, che sono sempre qui alla sua destra, più o meno ore 1:30, 2. Presidente, come dice lei, l'incantesimo si è rotto. E le volevo chiedere che ore sono, grazie. Ladies and gentlemen, da Palazzo Chigi in Roma, il Renzi c'è un problema che incalza show! Buonasera, Presidente Renzi. Buonasera. Buonasera, Presidente. Buonasera, grazie, troppo buoni. Sì, non abbiamo ancora... ho fatto nulla di speciale. No, ma infatti guardi che non... Ho solo fatto riapparire il sole dopo il buio stamattina. No, era l'eclissi, quella era l'eclissi e non credo che lei...
No, signori miei, cos'è tutta questa frizzantezza che sento nell'aria? Questo friccicolino. Cosa ha detto? A friccicolino. Sarà che mancano due ore alla primavera? Volevo scusarmi con voi italiani? Sì. Fosse stato per me l'avrei fatta partire a gennaio, ma la minoranza del PD ha fatto resistenza. Adesso non credo che la primavera sia una... Mi dispiace per quei giovani che grazie al mio Jobs Act stanno trovando lavoro e non possono gustarsi la primavera con la calma che è tipica dei disoccupati. Non credo che ci siano tutti questi giovani. State tranquilli, che in autunno avrete tutto il tempo libero del mondo. Ecco, no, senta, Presidente, ammetterà che in questo paese quando si parla di grandi opere c'è un filo, un problema di corruzione, no? Appunto, c'è un problema di corruzione quando... quando si parla di grandi opere, dico... Grandi opere e corruzione... Non faccia quelle facce. Scusi se rido, no, no. No, ma non c'è da ridere. Mi si accusa sempre che quando c'è un problema io non ci metto la faccia. Sì, è vero. Che voglio tergiversare. Sì, tergiversare, sì. Graziano, tergiversare è una parola che non voglio più dire. Ecco, Graziano, togliamo. Ma io questa sera voglio dire tutto sul problema delle grandi opere. Oh, grazie. Oh, finalmente. Vede, le prime tracce di viabilità in questo paese sono risalenti all'Impero Romano. No, Graziano, mi vuoi mandare la foto della via Appia? Ma non puoi iniziare dalla via Appia, così ci metto una vita. Adesso, visto che è lei che non vuole affrontare la questione? No, è lei che la prende signori troppo... Signori miei, basta giocare, non perdiamo tempo con inutili questioncine. Sì. L'Italia in questo momento ha un problema serio. Ecco appunto, dicevo, no? La fermo subito. Cosa? Vado dritto al punto, guardi. Oh, sì, va bene. E non sarò certo io a prendere le sue difese. Sì. Solo perché è un ministro. Oh, bene. Stiamo parlando di? Varoufakis, che ha fatto il dito medio alla Germania. Ha sbagliato! Ma cosa c'entra Varoufakis? Ha sbagliato, non doveva farlo! Tra l'altro quel filmato era pure un falso. No, parliamo invece dell'ex ministro Lupi, perché... Uffa, ma che noia! Ma ormai questa faccenda che Lupi somiglia alla figlia di Fantozzi la sanno tutti, ma no, ma cosa c'entra? Senta, dica qualcosa di chiaro delle dimissioni del ministro Lupi, perché dalle intercettazioni è venuto fuori un sistema di, insomma, corruzione... Parliamoci chiaro, signori miei. Sì. Se dalle intercettazioni è venuto fuori che il ministro Lupi ha favorito il figlio, c'è un problema. Appunto, e come pensate di risolverlo? È già pronto il decreto per limitare queste cacchio di intercettazioni. Ma no. Senta, Presidente, ma lei, adesso in tutta onestà, crede che la corruzione si potrà mai estirpare del tutto? Ma perché deve far così? No, mi scusi. No, ma sono domande serie. La sfiducia mi annoia. Ma non è sfiducia, sono domande. Se tu ci credi, nulla è impossibile. Ma non lo dico io, lo dice la Nike. Just do it. Ma chi se ne frega della Nike? Scusi, è un tema serio quello della... Cosa dicevano dell'articolo 18 tutti i gufi? È impossibile cancellare. Sì. Non ce la farete mai. Sì, si riempivano la bocca con questo statuto dei lavoratori. No, stia no, guardi. Poi sono arrivato io, due smorfie, zac zac, l'ho cancellato. Ma sì, forse c'è chi... Mi è bastato stare due mesi a Palazzo Chigi e a tutti questi sindacati li ho fatti diventare vecchi e inutili come il pupazzo ciao di Italia 90, però, se lo ricorda? Sì, me lo ricordo, ma cosa c'entra Landini? Ma lo sente? Adesso ditemi se non è il caso di gonfiarlo come un canotto oppure no. No, ci mancherebbe, Landini, la prego, no. Vabbè, no, ma l'importante è che avete sentito cosa ha detto. L'abbiamo sentito, perché grazie. Viene voglia di gonfiarlo, era solo per chiarezza. No, ma grazie così, va bene. Perché viene voglia di gonfiarlo da darci un mattone. No, per favore, allora. Chi era? Ma come chi era? Era Maurizio Landini. Ah, signor Landini. Sì. Sì, è quello che è sempre pronto a aiutare i soliti noti. Ma chi? Gli operai. No, vabbè, ma non sono i soliti noti. Mentre invece non si occupa mai delle minoranze, i ministri che restano senza un posto. Ma cosa c'entrano i ministri? Stiamo parlando dei padri di famiglia. Che hanno perso il posto il giorno dopo la festa del papà. Ma cosa sta dicendo? Dramma su dramma. Ma cosa sta... Non ha bisogno... Dov'era Landini col suo sindacato quando un povero signore in casa a 60 anni? No, vabbè. Ronati. Peggio il lavoro. Ma non può Landini. Ma visto che c'avevo ragione io. No, adesso stia calmo. Ma l'ha visto che volevo prendere e fare uno come si fa col polpo.
Lo sa come facciamo? Col poppo che lo sbatti sullo foglio ecco, per trovarlo. No, la prego, allora. Ma certo che faccio bene a fare la coalizione sociale, una forza di opposizione vera, autentica, con lo spirito programmatico. Sì, Renzi sta parlando con lei. E guardami quando parlo. Appunto, guardi che... Mi vuoi guardare negli occhi? Renzi, guardi la Guarda che io prendo tutte le forze della coalizione sociale non appena ho capito chi cacchio sono e lo escio al governo. Renzi, guardi che c'è la Guarda che io non sono mica una deputata 5 Stelle, carina e gentile. Ma infatti, Renzi... Al collo mi piego un tubo innocente. Renzi, sai. C'è Landini che sta parlando con lei. Renzi, ho capito. Renzi. Meglio Renzi. Che me ne vado, altrimenti mi comprometto, finisco dentro per percosse. Che non ho neanche la camuscia che viene qui a pagarmi la cauzione, ma non finisce qui. No, va bene, grazie. Landini, Renzi, io però, prima o poi lo gonfio. Vabbè, adesso basta però. Ma scusi, ma Renzi, ma non ha neanche degnato Landini di uno sguardo? Era... Renzi... Non so se ha notato Landini che si è montato la testa. Ma non si è montato la testa. Vuole fondare il partito solo perché ormai è diventato famoso in televisione. No, vabbè, ma ecco non credo. Ecco perché è sempre più urgente riformare la RAI. No, ma guardi che tra l'altro anche lei è sempre stato in televisione, va sempre in televisione. È per questo che voglio riformarla. La RAI. Vuole andarci solo io in televisione. Ah, solo lei? RAI, di tutto, di Renzi. No, vabbè. Sigla. Ma ce la fa rivedere? Ma no, ma cos'è? Le Renzità. Ma cos'è? Sicuro, eh? Le Renzità. Vediamo. Eccoci di nuovo qui insieme con la nostra campionessa Eleonora. Sì. Eleonora potrebbe portare a casa 180.000 euro. Ah, che bello. Eleonora, vieni da? Vercelli. Vercelli. Ah. Sì. E cosa hai votato alle ultime elezioni? Cosa Movimento 5 Stelle. Ghigliottina! No, ma perché? Ma cosa c'è? Non è così il gioco. Mi dispiace, Eleonora. Hai dimezzato il Montepremi? Che da 180.000 passa a 90.000 euro. Ma mi dispiace, ma anche tu, Cizza, pensaci meglio la prossima volta. Non è così. Votare. Andiamo con la prima parola, Eleonora. Sei pronta? Sì. Sei pronta? Che bello. Sì. Stivale e scarpone. Stivale. Stivale. Stivale, vediamo. Sì. Bene, giusto. Bello. Stivale. Sì. Eleonora. Non faccia quelle facce, però. 5 Stelle ha votato, Leonora. Lasci stare cosa ha votato, non c'entra niente. Seconda parola. Sì. Bellezza. Cupello. Vabbè, ma che accostamento è, no? Bellezza. Vediamo un po'. Vediamo, che bellezza. Vabbè. Bene, due su due, signoria. Questa era facile perché nessuno ha un'alternativa. Se ha un'alternativa, nessuno sceglie il cupello. Vabbè, ma non, adesso non si occupi di... È un gioco... Attenzione, la terza parola. Verdi. Sì. Salvini. Attenta! No, ma non vale, non deve... Verdi. Verdi, bravo. Ma non vale così, scusa. Hai visto che quindi ti aiuta? Ma non funziona. Hai visto? Ma no, non come Casaleggio che butta fuori. Ma si non deve fare del... fuori Casaleggio. Ma non è una questione politica il gioco, vada... Quarta parola? Sì. Pizza. Pizzarotti. Sei lì, Pizzarotti. Ghigliottina! Certo. Ti rimangono solo 45.000 euro. Certo. Puoi ancora comprarti la Grecia se risolvi l'ultima? No, non credo. Che Grecia? Ma cosa dice? Mari Monti. Monti Mario, però è Monti Mari. Ma così è inzigato. Perfetto, le parole. Certo, ma lei ha inzigato. Stivali, stivale, bellezza, Verdi, pizza, Mari. Adesso prenditi il tuo tempo per pensare. Certo. Ok, basta, scrivi la parola. Ma no, ma che ce ne... Deve dargliene di più, è difficile. Solitamente ci vuole un po' più di tempo. Passami il foglietto, vediamo cosa hai scritto. Cosa ha scritto? Italia. Italia. Dimmi un po' il tuo ragionamento. Sì. Sì, l'Italia è uno stivale, ci chiamano il bel paese, è la patria di Verdi, siamo famosi per la pizza e poi l'Italia è bagnata da tre mari. Vabbè, ma non lo prende in giro, guardi che è giusto, eh. Voi che dite, ci avrà azzeccato? Ma guardi, sì, guardi che fine, ma non prende in giro nessuno. Di allora... No. Eleonora, guardi che è il presidente del consiglio. Tu lo conosci il ministro Boschi? Cosa c'entra? Perché lei
porta sempre gli stivali. Ma cosa c'entra? È bellissima. Ma no. Ha gli occhi verdi e quando parla al fano dice sempre che pizza. Ma sì, scusi, Mari? Appunto, Mari. Perché si chiama Maria Elena, ma noi la chiamiamo tutti Mari! No, vabbè, la risposta giusta era Boschi! Ma non vale, ma cosa c'entra? Era più giusto, eh? Ma no. Scusi, ma chi se ne frega della Boschi? Era più giusto Italia. No, certo. Non ci permette che se ne frega dell'Italia. No. Che cosa vuole lei? Lei già no. Da 5 Stelle, peccato. Però va bene, tanto che facevi con tutti questi soldi tu. Ma dove andavi? Che cazzo te ne frega? Ma no! Tanto, voi 5 Stelle, i soldi pubblici non li usate. Grazie Eleonora, ciao! No, da Silvano Belfiore Band. No, vabbè. Andrea Zalone. Allora, i denti sono troppo stretti, facciamoli allargare. Dunque, io me la prendo sempre con Renzi e col suo governo e non va bene, sono ingiusto, non si fa così. Il governo le cose le fa, magari non tutte, magari con qualche ritardo, magari male, però le sue priorità ce l'ha e lo dimostra. Quando c'è da fare una cosa importante, i soldi li trova sempre. Per esempio, derattizzazione a Palazzo Chigi, il piano di Matteo contro i topi. Risolto il problema lupi, ora si risolve il problema topi. Eccoli qua, questi sono due roditori a confronto, uno dei due verrà eliminato da Palazzo Chigi, ma è quello sbagliato. In tre mesi... è la quarta volta che derattizzano Palazzo Chigi, questa però sarà la volta buona. Vabbè, scusate, questa notizia ve l'ho voluta dare io perché è così, non so, era un po' più stupidina, ecco, perché... ve la do io, no? In TV nessuno mai la tratterebbe una notizia. Come? Sì, c'è. Dobbiamo dare la linea a Mentana? Sì. Per sì, cosa? Sì. Uno speciale sulla derattizzazione. Scusate, sì. Allora, sì. Mentana, beccatevi le cose. Ci vediamo dopo noi, dopo Mentana, ciao. Buonasera e benvenuti a una nuova maratona e televisiva. Siamo come sempre inevitabilmente, professionalmente, lasciatemelo dire, indefessamente sul pezzo. La porta, chiudete la porta. Io mi scuso per questo autunno ritardato o un autunno e a anticipato, fatto sta che la porta è sulla strada e entrano e cani e porci. Dicevo, una maratona televisiva sulla notizia che ha sconvolto la politica italiana. Palazzo Chigi è invasa dai topi e Renzi ha stanziato la discreta somma di 10.000 euro per la derattizzazione. Ma colleghiamoci con la nostra Sarchioni che è davanti alla casa del ministro e Boschi che possiede un gatto e si è resa disponibile a prestarlo al governo. Sarchioni. Sì, direttore, sono proprio qui di fronte all'abitazione del ministro Boschi, abbiamo appena parlato con la custode dello stabile. Sarchioni, che... scusami, aspetta un attimo perché hai la faccia blerata e hai la voce... distorta, sembri una pentita e di mafia, Sarchioni, anche se il vero pentito qui sono io, per aver scelto questo mestiere, anziché diventare campione mondiale di bungee jumping con l'elastico. Mi dicono che il collegamento è stato ripristinato, vai Sarchioni. Sì, direttore, appunto come dicevo sono qui davanti. Sarchioni non è stato ripristinato. Adesso è la voce alta, è una cosa è inspiegabile. Evidentemente in regia noi assorbiamo degli aborigeni, Sarchioni, scusami, non hanno mai visto una manopola e di mixer. Ma mentre aspettiamo che barlumi di civiltà invadano questo studio, e io rido, ma torniamo all'oggetto della nostra maratona televisiva, la clamorosa e urgente derattizzazione è a Palazzo Chigi. Vedo già il nostro Cerata che è davanti al gattile di fiducia di Matteo Renzi. A te la linea, Cerata.
Grazie direttore. Bene, pare che Renzi abbia già prenotato 40 gatti siamesi che andranno cercare serata. Di... Sì? Ti devo interrompere, non so, ti sei accorto che dietro di te ci sono due che si stanno accoppiando come due cani randagi, Cerata. Mi scusi direttore, non me ne ero accorto, però credo che siano arrivati prima loro. E dici che dobbiamo aspettare che finiscano, Cerata? Era una battuta, ovviamente. Sai cosa ti dico, Cerata? Beati loro, speriamo solo che sia un eiaculatore precoce e mandali via. Io mi scuso, evidentemente, immagino che ci siano anche dei bambini davanti al televisore e ne approfitto per fare un appello. Bambini, stiamo cercando personale qualificato, la conoscenza della tabellina del 2 sarebbe già un grande passo avanti. Ma scusate, c'è una dichiarazione del ministro Madia sulla presenza di Pantegane anche nel suo ufficio. Se la regia mi manda una foto della Madia, per cortesia. Io mi scuso perché è evidente che non abbiamo una foto della Madia. E a questo punto il disagio che io sto provando in questo momento è pari solo a quando ti entra qualcuno in bagno perché hai lasciato la porta aperta. Mi dicono che adesso però la Salchioni la vediamo e la sentiamo perfettamente. Vai Salchioni! Ma scusate, io sono pazzo, regia, ma adesso i due che erano da Cerata li hai tu alle tue spalle. Tra l'altro hanno microfonato loro e non te, quindi sentiamo quest'audio e questi ansimi di un film porno. Io provo a fare questa maratona televisiva, ma è difficile, scusami Salchioni. È forte, è stato l'impatto, torniamo in studio per cortesia, torniamo a parlare dei ratti a Palazzo Chigi, impatto sulla opinione pubblica, ce lo dice Masia con un suo sondaggio, ti prego signore fa che il sondaggio di Masia vada in onda come deve andare, prego Masia. Io sono... È affranto e dir poco, questo non era il sondaggio di Masia, mi scuso, era la moglie del regista e che faceva judo, ma vediamo invece le opposizioni come hanno reagito e la notizia dei topi a Palazzo Chigi, anche perché soprattutto nella... Io un cono da 2 euro, stracciatella e fior di latte. Per me è una coppetta solo fragola, grazie. Dammi una mano, va? Te fai la coppetta e io gli faccio il cono, tieni. Ma... Io evidentemente non mi hanno avvisato che siamo diventati una gelateria, ma ci sta. Per me pistacchio, grazie. Pistacchio, un gusto e sono 2 euro e 50. Per quello io sarei disposto a prendere anche 1 euro e 50, non ho questo tipo di problema, anche al Tg1 io... Faccio un appello. Ma voi con la foglia lo vuole? E evidentemente sono le foglie di prima, perché... Dica, qui non ne mettete scontrini voi. Minchia la finanza, via, 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 via! Sono 2 euro... evidentemente e inconfutabilmente, clamorosamente, sono in una situazione di merda, candita. Mi segua. Con le nocciole, mi segua. La nostra maratona finisce qui. Voglio solo assicurarmi di una cosa. In cella non si prende la 7, vero? No. Sigla, grazie. Ragazzi. Povero Mentana. No, è interessante. Nel secondo blocco affronteremo il tema dell'Expo. L'altra grandissima opera. E poi ci sarà Bastianich. Quindi... qualche minuto, ciao dopo. Mamma mia, raga! Quanto manca? Inizia il 1° maggio, giusto? Parte tra 40 giorni. Che figata! Ormai sarà tutto finito, no? Ma sì, dai, saranno gli ultimi preparativi, dai, un'esposizione sul cibo. A quest'ora saranno già lì con la carbonella. Dovremmo sentire, sai l'odore di salsiccia? C'ho una fame, cazzo, non vedo l'ora.
Cioè, allora la vedo. È che non vedo l'Expo. Expo a 2 mesi dal via, terminato solo il 18% delle opere. Fatemi capire, ragazzi, hanno iniziato i lavori nel settembre del 2012, quindi ci hanno messo 2 anni e mezzo per fare il 18%, e adesso devono fare il restante 82% negli ultimi 40 giorni? Sembrano me da ragazzo quando mi davano i compiti delle vacanze, me li davano a giugno, no? E li facevo tutti il 1° di ottobre sullo scuola bus, mentre andavo a scuola, 18 temi di italiano, 22 problemi di matematica in 4 fermate. E loro vogliono fare in 40 giorni il restante 82%. E ma infatti hanno chiamato dei bravi grafici. Perché ditemi quando cazzo parte l'Expo qua. Expo, c'era la data sotto, ma l'hanno coperta con Expo. Non si legge l'anno. Ci hanno scritto sopra Expo, hanno cancellato il 2015. Guardate il logo, ragazzi, potrebbe iniziare nel 2010, dai. Qualche ritardo hanno cominciato ad ammetterlo. Anche gli organizzatori hanno rivisto con le imprese qualche tempistica, ma niente di che, cosucce, ritardelli. Per esempio, il termine indicato per gli scavi e le fondazioni dei padiglioni esteri è consegna 1 agosto 2015, quando l'Expo sarà già iniziato da 3 mesi. Cioè, oddio! 3 mesi dopo l'inizio finiscono gli scavi. Ma allora che cosa li finiscono a fare i padiglioni? Tra l'altro l'Expo dura 6 mesi, è come dire che allo stadio forse montano le porte durante l'intervallo. Tutto il primo tempo ci sono i portieri che appoggiano il maglione e lo zainetto sul prato per fare i pali. Ma però sai che il 1° d'agosto non è male, no? Perché ci sono anche delle altre opere che finiscono dopo. Prendi le vie d'acqua, straordinarie linee vie d'acqua. Il 14 agosto, 3 mesi e mezzo dall'apertura, è la data dei fine lavori previste per la via d'acqua. Cioè effettivamente, guardando il progetto, acqua ce n'è. Diciamo che come Expo fa acqua un po' da tutte le parti, però quella vera bisognerà aspettare fino al 14 agosto, se piove, se no si spera entro ottobre, non so quando ci sono, sì, quei fenomeni straordinari. Quali, architetto, quali fenomeni? Mi aiuti, quei fenomeni? Non lo so, architetto. Com'è che, cosa sono? Fenomeni, quel non lo tipo, so, che ne adesso so mi porta via, cosa? Non la... Cose saranno, no, non la, no, gli aiuti, non so, architetto, io le alluvioni, mi scusi, ah, no, alluvioni, no, pensavo fosse qualcosa di sa, magari qualche goccia finisce anche su Milano. Ma scusate, se ci sono tutti questi ritardi, come facciamo a sfanghiarlo? E come facciamo col camouflage? Il camouflage. E alla fine arrivò il bando per il camouflage dell'Expo. Cioè, questa settimana hanno fatto un bando da più di 1 milione di euro per il camouflage. Senti come suona elegante, camouflage. No? Non è che un barbone lo chiami barbone. Chiami il clochard. Sembra più benestante. Ma lei è quel clochard che ogni mattina esterna i suoi effluvi all'angolo della mia casa? Cosa ha detto? È lei che piscia in giardino? Ecco, sì. Come si può tradurre la parola camouflage in italiano? Camuffamento rende poco, rende di più. Mettiamoci un appezzage, speriamo che nessuno se ne accorga. Comunque, in pratica, è che al posto dei padiglioni, puttana di una Eva, ci metteranno dei vasi, delle siepi, dei pannelli, dei cartelli con scritto qui chiudi gli occhi e pensa intensamente a quello che avremmo potuto fare, immagina, puoi. Selima, ma io mi domando, ragazzi, di chi è la colpa? Lo sapete che qua non è difficile trovare un responsabile? No, perché l'Expo l'hanno assegnata ufficialmente a Milano nel 2008 e con i lavori poi sono partiti poco più di 2 anni fa. Perché sono stati fermi 5 anni? È possibile che in questo paese non si trovi mai responsabile? Ora, in quegli anni il commissario straordinario per l'Expo era Roberto Formigoni. Ecco, se io avessi la possibilità, se fosse qui in studio, due domandine io gliele farei, ve lo giuro.
Là, eccomi, carissimo Crozza, che piacere. Come sta? Le è già arrivata la querela? Per cosa, scusi? Per quello che mi chiederà questa sera. Ma io volevo solo fare due domande, sapere di chi è la colpa di questi ritardi, Formigoni, se lei potesse aiutarmi. E a me dispiace vederla così disinformata, Crozza. Evidentemente lei non legge i giornali, perché no, li leggo, io assolutissimamente ho la coscienza limpida, ho già detto chiaramente di chi sono le responsabilità, anzi pregherei la regia di mandare in sovraimpressione lo strappo giornalistico qui, a questa altezza. Allora, Formigoni, mi vuole rubare il mestiere? Che brutta parola. Quale parola, rubare? No, dicevo mestiere, brutta parola, su rubare finché non ci sono le prove, non ho niente da dire. Vabbè, comunque regia, mi fai vedere per favore di quale articolo parlava Formigoni, eccolo, per cortesia? Sulla pancia, lo legga forte. Un attimo, ora lo leggo. Lo legga? Lo leggo, i ritardi colpa della Moratti che voleva la speculazione, quindi per lei è tutta colpa della Moratti? È così? Assolutissimamente sì, sarei pronto a testimoniarlo anche al processo. Quale processo? Che processo? Non c'è il processo? No, non c'è. No, perché di solito in questi casi c'è sempre un processo. Mi scusi, sente questo dream. Ma perché devo rispondere? Non vorrei fossero i miei avvocati. Perché voglio fare? Sì, Letizia, carissima, che piacere! Che Letizia chi, scusi? La Moratti, siamo amicissimi, due culi in un paio di braghe. Sì. Braghe di Richmond, tra l'altro. Sì, vabbè. Tesoro adorato, mi sento in forma sbagliante, ma pensa che proprio ora ti stavo difendendo da queste accuse infamanti. Ma non è vero, ha appena detto che è tutta colpa sua, Formigoni. La prego, stia zitto, lasci fare a me, perché so come prenderla. E allora? Vabbè, su, si sbrighi, ma certo, Formigoni. Sì, sì, la prima cosa che ho detto, la colpa di questi ritardi inaccettabili è assolutissimamente di Lupi. Lupi? Cosa c'entra Lupi adesso? Lupi c'entra sempre, se non c'entra Lupi, c'entra il figlio di Lupi, il Lupetto, che tra l'altro, me lo lasci dire, caro Crozza, sfoggia un Rolex dozzinale. Ma chi se ne frega? Noi, sulla barca di Dacò, quei modelli di Rolex lì, li usavamo come esche al posto dei gamberetti. Ecco, di nuovo, scusami Letizia, devo lasciarti perché mi chiamano sull'altro cellulare. Ma perché mi è venuto che in mente di chiamare? Terribile, terribile. Cosa c'è? Lupi carissimo. Ma che pezzo. Lo so, è scandaloso, hai visto, ti hanno messo in mezzo, è brutto. Ma se l'ho appena messo in mezzo lei, Formigoni. Certo, sono d'accordo con te, le colpe dei padri non devono mai ricadere sui figli, per carità. È per quello che lei non ha mai fatto figli, Formigoni? Cozza, la prego, Formigoni non ha mai fatto figli. Sarà forse omosessuale. Ma cosa c'entra adesso, cosa c'entra l'omosessuale? Guarda, Lupi, io stavo proprio dicendo adesso, la colpa di tutto questo disastro è di Roberto Maroni. Ma no, adesso ci manca anche Roberto Maroni. La no, caro Maurizio, no. Sono venuto di persona a difendivizzarmi. H24. La prego, scusa, Maroni, Lupi, ti devo lasciare. Ecco, lasciano, è meglio. Un po' complicatella. È complicato, esatto. Perché è ora di finirla con questo scaricabarilizzare. La responsabilità di allora, tutto questo è tua, Roberto. Qui dobbiamo essere chiari. No, hai parlato già troppo. No, ora parlo io. No, ci accavalliamo. Intanto ti prego, perché sennò Crozza poi non capisce più niente. Capisce benissimo. Formigoni, io capisco abbastanza bene. Credo aver capito bene. Ora le cose stanno andando male. Bravo, Maurizio. Digliene quattro, digliene quattro, for president, forever and ever. Maroni, si calmi, si calmi. Allora, Formigoni, risponda, è vero che se le cose fossero andate bene ora sarebbe lei qui a prendersi il merito? È vero o no? Si prenderebbe il merito? Formigoni? Assolutissimamente no, lo nego. E invece ha ragione Maurizio. E invece ha ragione Maurizio. Fammi parlare, Roberto, per favore. Perché? D'altra parte, le ho pensate io, era evidente che sarebbe andato tutto in malora, perché quando faccio le cose io, va tutto in malora, lo dicevano anche i francescani, ora et malora. Giusto. E quindi come si risolve? Io lo so, Maurizio, lo so, lo chiedo a me, Maurizio. Vabbè, bravo Maroni, cosa vi inventate, quindi? Ci camuflaggizziamo H24, cioè? Confondiamo le acque, ci camuffiamo tutti, io se vuole sono bravissimo a fare Formigoni. Oddio. Tacca. Allora, se la mettiamo così, io potrei camuffarmi da Bossi? No, è anche il modo migliore, perché non ti caghi più nessuno, soprattutto le procure. Bellissimo. Allora, sentite, se la smettete, lo giuro, io mi camuffo da Salvini. No. Oddio, Salvini no! Salvini, ti prego, Salvini no! Ce l'ho fatta, bene, se ne sono andati. Allora... Potremmo chiamarla questa trasmissione Voli Pindarici.
estremizzazioni estreme, estremizzazioni estreme. Comunque, il tema dell'Expo sarà nutrire il pianeta, un'esposizione universale dedicata all'alimentazione e alla nutrizione sana, sostenibile del pianeta. Bello, no? Bello. E tu pensi, come sponsor chi avremo? Avremo scelto tutti i marchi adeguati, no? Expo, McDonald's e Coca-Cola sponsor ufficiali. Ma è giusto, no? Ma è giusto, da sempre i nutrizionisti consigliano 2 ettolitri di Coca-Cola per digerire la patatine fritte. Sai come si dice, no? Un cheeseburger al giorno toglie il medico di torno, se lo mangia il medico lo toglie. Ma è... E questa arriva dopo, sì, lo so. Ma... Cazzo, fai un'esposizione sull'Expo e chiami McDonald's e Coca-Cola. È come fare un congresso di dentisti e farsi sponsorizzare dallo zucchero filato. Ma poi tu fai l'Expo in Italia. Che cavolo, ma in Italia? Ma ti aspetti che gli sponsor siano quelli, no? Cioè il parmigiano reggiano, il pesto, il basilico, il pomodoro pachino, le mele del Trentino, il pecorino romano, il pecorino sardo, il prosciutto, cioè non so, cioè tutte queste cose. Se ci metti McDonald's e Coca-Cola, l'Expo non farla in Italia, fa le Detroit. Ah no, c'è già la Fiat, scusate, fa la Dallas. E poi dal momento che poi ti bombi di Coca-Cola, cambia anche il titolo, invece che Nutriamo il pianeta la chiami Ruttiamo il pianeta e va benissimo. Io mi domando, scusate raga, l'Italia è la patria della buona cucina, no? Abbiamo dalla pasta fatta a mano, che ne so, abbiamo gli chef stellati che vanno in televisione in 2 minuti, ci fanno dei pipponi sulla qualità delle materie prime. E gli sponsor sono Coca-Cola e McDonald's, oh, che sono buoni, sennò poi mi fanno una querela. Pensa a Coca-Cola e McDonald's che querelano me. Zagarianza, cioè proprio lì, mi vedono. Per cui io sono ottimi e li mangio continuamente. No, così, perché sennò io mi lancio sempre in queste porca puttana, no? Poi c'è il mio agente che fa, forse non dovevi fare quel monologo lì perché magari poi... sì, lo so, ma adesso sono cazzi tuoi, ora sono cazzi. E Cairo anche, però io te l'avevo detto di non parlare della Coca-Cola. Quindi Coca-Cola e McDonald's ne mangio 9 al giorno. Comunque è come, no, dicevamo, è come se Cracco e Barbieri e Bastiani facessero la pubblicità dei prodotti industriali. Ah, la fanno. Noi non facciamo dei mappazzoni, ma facciamo dei gran milioni. E allora hanno ragione quelli dell'Expo, perché è sempre solo questione di decrana, amico mio, fatta la crana, non rompere un cazzo. Anzi, sai cosa ti dico? Bastianich, la prossima edizione di Masterchef, falla così, Bastianich, vai! Nazareno, Nazareno, tu hai stessa utilità di petrolio su ali di cormorano? Ti ricordo, Nazareno, che tema è nutrire pianeta, non nutrire Nazareno. Cos'hai preparato per Expo? Chef, io in linea con il tema dell'Expo ho creato un piatto a bassissimo impatto ambientale, sformato di riso del Vercellese, trasportato qui in bicicletta e cotto con acqua piovana, il tutto ovviamente condito con salvia del balcone finemente tritata su letto di erbe selvatiche di campo, chef. Vuoi che assaggio? Certo, magari. Devo assaggio? Complimenti per il libro di grande successo che hai scritto. Quale libro, chef? 50 sfumature di merda. Non era ispirato a tua cucina? No. Peccato, perché il titolo era perfetto. Tua madre è così odiosa che l'hanno cacciata fuori dall'euro? Tua sorella fa il calendario vivente nelle cabine dei camion? Ti pare piatto di Expo questo? Beh sì, chef, a me sembrava abbastanza in linea con l'idea dell'evento, ecco. Non hai messo nemmeno un po' di maionese Sdraft che ha pagato il parcheggio di Expo? No, chef, sinceramente non mi sembrava opportuno. Tuo padre ti faceva gonfiare
le gomme della macchina con la bocca? Tuo nonno si vergognava così tanto di te che ti presentava come l'amico nano. Non hai usato nemmeno un po' di patatine Sprangla Crax? Non hai fatto neanche questo, sono croccanti super leggere. Lo so, chef, ma non sono a chilometro zero. Tu sai che patatina Spranglos ha gentilmente sponsorizzato i bagni dell'Expo? Vuoi che 20 milioni di visitatori di Expo vengano a pisciare casa tua? Non hai nemmeno usato margarina, cioccolato, pancetta della Burolat? No. Nemmeno i popcorn ai frutti di mare confezionati con amore dalla Tonno Bellino? No. Nemmeno i buonissimi sottaceti degli antichi orti della Pandemia Spa? Assolutamente no. Io ti voglio parlare, Nazareno, vedi che tu sei buono, bravo, tu sei un bravo ragazzo, ti voglio molto parlare, Nazareno, vieni qui con me, sì. Vieni qui con me. Tu sei un bravo ragazzo, mi dispiace perché non hai capito che gente muore quando mangia tuo piatto. Ti posso far venire, entrate ragazzi, venite. Hai mai visto questo piatto così grande, Nazareno? No, chef, è un piatto molto grande. Non l'hai mai visto? No. Piatto grande? Sì. Hai presente che tipo di pietanza può esserci lì? No, quale? Quale? Prova a metterti un attimo seduto. Siediti un momento. Ecco, tu sei la pietanza, Nazareno. Ora ti faccio capire cosa si prova a essere pietanza. Nazareno, non capisci che se fai così ci impoverisci. Tu vuoi farci mangiare sano e però così non si fa. Tagliatelle, senti qua, senti qua, sono buone sai, col ketchup tu puoi venderle a Dubai, poi guarda qui, lo spezzatino, devi cuocere con la Fanta e non col vino, e il pilaf, yeah, yeah, deve essere craft, yeah, yeah. Nazareno, non sbagliare, che lo sponsor deve guadagnare. I maccheron, metascon, sono di Vuitton, alle tre pentolo. E poi condisci usando l'olio di Farchion, che turbo, e nel ragù, o al fast food ti compri un burger di Zebù. Oh sì, metti calot nei supplì, se vuoi strafare, yeah, yeah, c'è il Dado Star, yeah, yeah. Le multinazionali sai, sono qui per te. Nazareno, io muoro. Nazareno, patruno, Valentina, Cristina, Gendry, Ava, da Silviano, Ferfiore Band, Michela Buffato. Ci vediamo tra poco con Zichicchi e il Viperetta. Ciao, tra poco. C'è un odore di cibo. Scusate, l'avete vista l'eclissi? Bella, l'ultima è stata 18 anni fa quando c'era il primo governo Prodi. La prossima sarà nel 2081 quando ci sarà il 22esimo governo Renzi. No, sto scherzando, è possibile che ci sia di nuovo Berlusconi. Comunque, l'eclissi è bellissima, eh? Questa mattina c'era un sacco di gente che guardava il sole attraverso lenti oscurate, chi usava la mascherina da saldatore, chi la pellicola fotografica, chi 12 Ray-Ban uno sopra l'altro. C'era anche chi usava le lastre delle radiografie. Che bella quella macchia nera della luna sul sole, vero dottore?
Lei è fumatore, vero? Ma in fondo cos'è l'eclissi? Beh, è facile, quando... l'eclissi... Dunque... non riesco a spiegarlo. Ci vorrebbe forse uno scienziato. Ci fosse uno scienziato, scusa, ecco, grazie, sì. Perdonatemi, perché non è facile. Adriana, un applauso a Adriana, ma non è facile. Ecco, me l'aspettavo. Che cos'è l'eclissi? Oggi me lo chiedono tutti. Complimenti per la domanda. A Natale mi chiedono le comete, a Pasqua uova e ovipari, a Ferragosto quante ore devo passare prima del bagno. E al mio compleanno manco uno squillo, nemmeno da Frakjöberg, che ci ho trovato un posto al figlio al CERN. Questa è scienza, no, questa è ingratitudine. Ma che cos'è l'eclissi? Pensate, la luna che va davanti al sole... E il sole che dice, se magari ti sposti, perché così io posso lavorare. E la luna che risponde, come ti scaldi subito. E tra l'altro fatti vedere che c'hai delle macchie che non mi piacciono. Ecco, praticamente l'eclissi è quello che noi scienziati chiamiamo uno scazzo tra corpi celesti. E adesso facciamo un esperimento, una cosa che potete fare anche voi da casa. Prendete il sole. Come si prende il sole? Vi sdraiate sul lettino. Ora però giratevi perché vi scottate. Cosa diceva sull'eclissi aspetta, perché ora mi impunto. È dal 2001 che Crozza non mi fa dire bene anche stavolta dico Newton. Cosa diceva Newton sull'eclissi? Probabilmente diceva la stessa cosa che diceva Galalai. Ecco, ci sono ricascato. Comunque, avete presente quando il sole si oscura e il cielo diventa grigio? Ecco, quella è l'eclissi? No, quella è Milano. Silvano, Belfiore Band, Andrea Zalone. Facciamo un applauso a tutti gli autori, raga. Grazie, facciamo un applauso a tutti gli autori di questo programma. Grattarola, Vittorio Grattarola, Alessandro Giuliano, Alessandro Robecchi, Claudio Fois, Luca Restivo, Andrea Zalone e Francesco Freiri. Scusate, io senza di loro probabilmente farei delle cose buone. No, sto scherzando, che stronzo. No, grande, no, sono contento. Era una vita che volevo farlo, poi uno viene qua, c'ha sempre mille cose da fare, dico, cazzo, non ho ringraziato gli autori. Ecco, di cuore, sono felice. Bene, allora, scienza a parte, dico che l'eclissi provochi degli effetti strani sulla personalità, sfasamenti, cambi d'umore, comportamenti imprevedibili. Io non ci credo, perché se fosse vero, sulla sede della Sampdoria dovrebbe esserci un'eclissi perenne. Allora no, siamo passati dall'eclissi solare all'eclissi mentale. Che lavoro assurdo che faccio, prima Zichichi e ora il Viperetta. Poi è chiaro che vado a casa nel weekend e sono così stordito che parlo due giorni col termosifone. Beh dai, termosifoniamolo. Allora io vado un attimo a mettermi la barba, ad eclissarmi i neuroni con la barba. Godetevi 20 secondi di originale, va. Mi chiamo Ferrero, cosa vuoi sapere? Beh, guardi, ma... Dai. Ma... Che dodi? Ma io... Buonasera, cosa c'è? Basta con sti flash,
Non ci per sono. Per favore, dovete andare. non ci sono. Sono timido, mi arrosso. Sì, vabbè, sì. Non arrossiamolo, dai. No, vabbè, buonasera, Presidente Ferrero. Sono tutto arrossato. No, ma non... Mi spalmi la pasta di Fissano? No, non ce l'ho, la pasta di Fissano nel caso. Adesso non... Mi rimandi via sti fotografi, te lo chiedo come favore personale. Ma non ci sono. Maresciallo, giuro che è un favore solo per uso personale. No, vabbè, lasci sta, lasciamo stare. Allora, senta, io non sono maresciallo, non ci sono fotografi. Senta, ci spiega il motivo del bouquet? Perché ha questo... No, chiedo se ci può spiegare il motivo del bouquet. Posso dire una cosa? Sì, posso dire certola? Dirla, sì, certo. Io amo Sinisa Mihajlović. Mihajlović, sì. Devo dire che l'ha già detto in tutti i giornali, però non esagero. Lo voglio sposare. No, vabbè. Sono pronto. Sì, ma... Dammi la tua mano. No, tanto io non sono... Te lo chiedo in ginocchio. Parli con lui. Ma chieda lui. Ah, okay, c'è un ginocchio da prestarmi. No. Se vuole dire... Ne basta uno. No, non o due euro che me lo compro. No, te no, li porto. No, non li voglio. Lasci... Vuoi tu, Ferrero Coso, prendere Sinisa Coso come non... tuo legittimo sposo, Nel? No, ma non deve cercare... Lo tiro! No, a chi... Ah, chi lo prende, lo prende, eh! Bene, se vuole tirare il bouquet così magari via. Cambiamo argomento. Oh, è tornato! Ma non è tornato, no, è che l'ha tirato male. L'ha tirato male. La... Vabbè... Comunque, no, anche se volesse, è un bel gesto, non può sposare Mihajlović perché, lo saprà, in Italia non si possono fare i matrimoni gay, no? No, no, dai, lo so, gayiamolo. Vabbè, gayiamolo adesso non è che... Questo è male, io ho voluto unire due parole che sono simili alla lettera C. Due parole? Gay, calcio, cultura. Sono tre, gay, ciao. Come coso comunque... che canta, che ha fatto la polemica con i due cosi, che vanno i vestiti perché c'è bambini surgelati, ma capolavoro, dai. No, allora credo stia parlando di Dolce Gabbana. Giusto, e c'è ecco. Ancora, non ci credo che non c'è più. Ma chi? Il mio abbraccio va alla famiglia del signor Dolce Gabbana, no, che il signore ce l'ha portato via troppo presto. No, no, no. Solo perché odiava i surgelati. Allora, no, sono vivi tutti e due, però, insomma, senta, parlando di cose serie, non ha paura che le squadre più grandi rubino il suo allenatore ora che sulla cresta dell'onda, parlando di calcio? Beh, il grande sinistra della Moric. No, io lo amo. Sì, l'ha già detto. Ci sentiamo tutti i giorni, sa? Faccio le sedute spiritiche, evoco la sua no. Anima. Ma è vivo. Lo ricorda il film? Quale? Ghost sul Nilo. Ghost è per una la regia cosa. Del grande Neri Parenti. Vabbè, ho detto Neri invece che di colore. Perdoniamomi, dai. No, mi difendi? Sta facendo... Mi difendi che mi tirano i sassi? Ma nessuno le tira. No, nessuno le sta tirando. No, allora, nessuno le sta tirando i sassi. Per... Senta, può rispondere invece alla domanda? Rispondo. Risponda. Alla. Cosa fa? No, pronto? Ma no. No, dai, no, parliamolo, dialoghiamolo. No, mi risponda. Apriamolo un dibattito. No, mamma, ma io dicevo la domanda. Mamma, che freddo. Ma che... Chiudi la cella frigorifera. Ma non c'è niente che faccia... Me lo levi sto pinguino. Ma non c'è nessun pinguino, riusciamo a fare... Beh, questo polo non è più il polo nord di una volta. No, ma questo proprio non è il polo una nord. Una volta qui al polo nord era tutto pinguini. Sì, ma che tu camminavi e... Trac! Pestavi un pinguino. Ma non so cosa stia vedendo. Scusi, però... signora pinguino, non l'ho visto. Ma non c'è. Pure lui, può stare attento, non vede il cartello. Ma quale? Polo nord, polo sud, polo del. No, vabbè, senta, allora, cambiamo argomento. Parliamo un attimo del campionato, che è un argomento facile. Non dovrebbe... Non anneghiamo l'evidenza. Neghiamo solo. Tiriamoli una ciambella. Sì. Dai, Pamela, buttati con il tuo costumino rosso come nel telefilm Baby Watch, se lo ricorda? Baywatch, io non... Capolavoro! Sì, io non sono Pamela Anderson. No, invece volevo commentare con lei la vittoria della Samp sulla Roma. Oddio! Che, si è fermato l'ascensore? No, non si nasce. Siamo bloccati. No, io soffro di claustrofobia. Claustrofobia, non, però... Non castriamolo, dai. No, però, che mi hai mai avuto col telefonino? Me li dai 5 euro che non c'ho il non credito? Posso, non ho soldi. Ci ricorda il film dell'ascensore? No. È stato pure a Venezia. Beh, dai, Venezia, questa città è immersa nel verde. No. A soli 20 minuti dal centro, un parco giochi per bambini. Ma non è vero. È un affare, dai. Sì, ma approfittiamo. Non ce l'hai 5 euro per la caparra? Non ce l'ho. Per favore, allora, cerchiamo di stare sulla notizia della vittoria della Stam sulla Roma. Parliamo di calcio, guarda. Bah, momenti di gloria. Ecco. Che saluto, se la ricorda la canzone di Umberto Zozzi? Tozzi. Gloria, sì. Manchi tu nel tra. No, nell'aria. Siamo andati a Roma, questa grande città, sì. Che risiede all'estero. No, è la capitale. Anzi, è la capitale di estero, un grande paese. No, lo sa che c'ho un cugino che vive là, non lo vedo tanto. A Roma, ma se lei... Sei te per caso? No. Dai, non fa scherzi, sei tornato, non hai detto niente. Ma non sono suo cugino. Festeggiamo il ritorno del figlio Prodi. No, è Prodigo. Figlio...
Prodi gol. La prego, beh, Prodi. Prodi è un grande. Ma questo lo dice lei. Comunque, certo, sì, è un grande ormai politico. Preso grande... dalla signora con la faccia. No, no, è vivo Prodi. Ma io Prodi. Ce l'ho sempre qui. Sì. Davanti agli occhi. Che sono lì però. Lì. Me lo sposta l'albero che non vedo ma Prodi. Ma non c'è nessun albero. Non beh, c'è, non allora c'è... facciamo uno stadio, dai. Facciamo uno stadio a rotelle. Vuole parlare dello così stadio? Così giochi in casa pure quando vai in trasferta. Ma no. Capolavoro. Guardi che... Me lo cercando... fai dirgliela una cosa? Posso parlargliela una cosa? Si vuole dire una cosa alla dica. La Samp ha trionfato. Oh, bene. E ora appunto al Nobel. Ma non c'entra il Nobel, credo, con la... Conosco uno che me lo fa avere. Chi? È importante, sai? No, lasci... Sai di chi è figlio? Ma no, non lo so di chi è il figlio. Beh, facciamo il test del DNA. Se ma ho no... delle responsabilità me ne prendo. Ma io stavo parlando... Ma quando lei è che siamo stati insieme? No, io e lei non siamo mai beh, stati magari insieme. Magari è solo un po' un ritardo. La... Guardi, la prego, ma parliamo di sport. Se si rompono lei... le acque chiamo un taxi. Sì. Se lo ricordo si... il proverbio. Non si romperanno. Chi rompe paga. Sì, Che c'ha 10 euro così pago? Lasciamo perdere, per cortesia. Senta, invece, a Parma ha fatto scalpore l'arresto dell'ex presidente Manenti. Ah, beh, giusto capolavoro. Per... Ma non è un ricorda quel film? Ma non c'entra il film. Quello con Gianmaria Folè e la musica di Ennio Mozzicone. Morricone, un grande. Quello dove c'è il coso che ammazza la cosa e dice, so io. No, indagine no, tra un cittadino no. Di sopra di ogni sorcetto. Ma sì. Del grande Elio Peti. Se lo ricorda? Oh, la canzone qual del film. Quale? Ta, tra, tra, ta, ta, ta. Poi non mi ricordo le parole. Lo so, immagino. Senta, però comunque non diceva su. Era una marcia, no? Era una marcia. Ma no, non era marcia. Era solo un po' ammaccata. No. Oh, Ennio Morricchione. Morricchione. Vende solo la roba prego. Fresca. No. Comunque lei è stato tra i primi ad accusare ma Manetti. Basta. Ciao ragazzi, Andrea Zalone. Facciamolo su, aspico che ci sia, sempre Sampdoria, anche se non ci sia, allo stadio sempre, voglio portare la cultura. Beh, dai, facciamo. Buonanotte e bentornati a Ketzinger della buonasera. Buonasera e bentornati a Ketzinger della buonanotte. Buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Buonanotte come di notte, per chi vuol conoscere meglio Roberto Giacobbo. Giacobbo, come mai hanno scelto proprio lei per fare il vice direttore di Rai 2 e gli altri 7 miliardi di persone sulla Terra avevano rifiutato? Ma torniamo a Ketzinger! Questa sera a Ketzinger la vita della poetessa più calda della storia, Alda Merinos. Ketzinger, diffamazioni e automobilismo. È vero che negli anni 50 si parlava molto della macchina del fangio? Ketzinger, un programma il cui unico criterio nella scelta delle scalette è... Ma sì, dai, che cazzo te ne frega. Ketzinger! Scoperte sensazionali a Ketzinger sull'uomo di Neanderthal. Hai capito? Chi l'avrebbe detto? Neanderthal aveva un uomo. Sto pezzo di... Ketzinger! Misteri stagionali. L'equinozio è il padre degli equivizi. Ketzinger. Gli irrinunciabili interrogativi di Ketzinger sull'eclissi. È vero che per passare davanti al sole la luna ha detto devo solo prendere una ricetta, guardi. E infine... misteri e tecnologia, ma se con l'iWatch si possono vedere anche i siti porno, quanta coordinazione ci vuole? Ci vediamo venerdì prossimo. Quante cazzate. Ciao ragazzi, venerdì prossimo. Adesso c'è Bersaglio Mobile, Enrico Mentana, non perdetelo. Enrico Mentana. Ciao. Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone, Massimo Fusi in regia, grazie a tutti, ciao.